per la partecipazione vedo molti sindaci, quindi tutti i sindaci, i rappresentanti dei comuni, il presidente dell'UNCEM regionale, nonché commissario straordinario della nostra comunità montana, per la presenza, il pubblico presente, ed auguro a tutti un dibattito sereno e proficuo. Vi ringrazio. A questo punto direi che possiamo dare la parola al dottor Pier Mattei, che è il dirigente, un dirigente regionale relatore sulla legge 35 a suo tempo. Dottor Pier Mattei, a lei. Buonasera a tutti, sono in sostituzione del dirigente Paolo Londrillo, mi chiamo Pier Mattei, appunto sono il funzionario che segue un po' questa tematica dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali, che è una tematica importante a mio avviso perché tutte le recenti riforme istituzionali come quelle relative al riordino delle funzioni provinciali, alla trasformazione delle comunità montane in unioni, il programma comunitario per le aree interne, la disciplina dei servizi pubblici locali in ambiti ottimali, tutte queste riforme hanno un unico denominatore comune, quello di assegnare ai comuni associati in ambiti ampi, non ai singoli comuni oppure ai comuni associati a due o a tre unità, raggiungendo magari dimensioni demografiche di 1.000-2.000 abitanti, ecco, a questi comuni associati in ambiti adeguati è diciamo affidato un ruolo di primo piano nell'ordinamento istituzionale scaturito dalla legge 56 del 2014 in particolare, che era cosiddetta riforma del Rio. E quindi questa diciamo opportunità di attuare la normativa statale è ancora più importante in questo momento in cui le risorse economiche sono limitate, in quanto ormai gli assetti istituzionali e la loro qualità sono presi in considerazione ai fini della valutazione delle performance economiche dei territori, cioè queste unioni o queste aggregazioni fra comuni, ovviamente declinate in vari livelli, perché le associazioni dei servizi, come vedremo, per gestire funzioni di prossimità sono diverse da quelle per la programmazione, quindi c'è bisogno di un livello associativo ampio e di un livello associativo minimale per le funzioni che lo richiedono, e quindi elaborare dei progetti per lo sviluppo significa poi riuscire a intercettare le opportunità finanziarie necessarie per appunto dar vita a progetti idonei per garantire sviluppo economico e occupazione, quello che insomma si chiede ai comuni in questo periodo. Le riforme regionali, qui trovate in una relazione che ho preparato alcuni dati, hanno diciamo consentito di elaborare degli studi che dimostrano come nella regione siano stati programmati e realizzati interventi di riordino che hanno sicuramente ridotto la spesa improduttiva. Però la gravità della crisi, unita al fatto che per ragioni storiche le Marche sono formate da un tessuto di comuni anche orograficamente complesso, i risultati positivi non hanno avuto un impatto a livello economico. Vi segnalo uno studio dell'IRPET sui costi della frammentazione del governo locale in Italia, prende in esame appunto queste difficoltà aggregative dei comuni e quindi giunge a dimostrare che la proliferazione degli enti sovracomunali piccoli comuni non associati secondo logiche adeguate produce costi elevatissimi nell'ordine di alcuni miliardi di euro. Quindi questo è uno studio che trovate nella relazione, che è abbastanza interessante. Possiamo passare a esaminare questa normativa. Le unioni dei comuni diciamo sono nell'ambito della normativa il modello organizzativo più agevolato di tutti ogni altro
modello, perché non è, diciamo, le entrate dei comuni, delle unioni non sono soggette al patto di stabilità, come sapete. Poi ci sono delle incentivazioni regionali e statali molto significative. Buonasera. E ovviamente sono più significative le incentivazioni per le fusioni, poi per le unioni e quindi per le convenzioni, che non possono beneficiare delle disposizioni previste per le unioni. Oltretutto devono le convenzioni raggiungere degli obiettivi di contenimento della spesa che non sono previsti per le altre forme associative. Adesso non vado nel dettaglio per non annoiare. Qui ancora parliamo del quadro delle incentivazioni, fra le quali ovviamente va fatto un cenno a quelle derivanti dal programma di riordino territoriale, cioè le dimensioni territoriali omogenee e ottimali individuate dalla Regione sono quelle che non devono corrispondere necessariamente al territorio delle Unioni, ma l'incentivazione avviene in proporzione diretta al livello di copertura della dimensione territoriale omogenea che ha il territorio della forma associativa. Ai fini della legittimità di una forma associativa, ovvero dell'unione o della convenzione, è sufficiente il rispetto del limite demografico minimo, che secondo la nostra legge regionale 23 è corrispondente a 5.000 abitanti. Ovviamente 5.000 abitanti è il limite minimo, e dimensioni più ampie come quelle degli ambiti territoriali e sociali presuppongono, secondo la relativa disciplina, dimensioni più ampie, e il programma di riordino territoriale individua la dimensione territoriale omogenea e ottimale corrispondente a quella degli attuali ambiti territoriali e sociali, che sono l'unica esperienza associativa idonea a consentire un progetto di sviluppo delle realtà intercomunali in modo tale che possano essere idonee, per esempio, ai fini di cogliere le opportunità derivanti dal subentro in alcune funzioni provinciali in attuazione del riordino delle funzioni delle province, che, come sapete, è stato previsto dalla riforma del Rio. Un altro aspetto importante è che la Regione promuove non solo le unioni e le fusioni con incentivazioni previste dalla legge regionale 46 del 2013, ma fornisce assistenza amministrativa a tutti i tecnici e gli amministratori desiderosi di avviare esperienze associative, con gli studi di fattibilità, che sono delle cose molto più importanti di quanto non si pensi, perché la fattibilità politica, organizzativa, tecnica, informatica, contabile, è il presupposto per dar vita a forme associative che possano continuare a esistere nel tempo. Altrimenti, in assenza di una valida progettazione, la forma associativa, e ne abbiamo avuto degli esempi nella nostra regione, può diciamo, finire la propria esperienza a seguito della verifica di standard di funzionamento poco significativi, e questo è assolutamente un rischio da evitare. Qui ho fatto l'elenco dei problemi che ho trovato nel lavoro minuto artigianale di contatto con i funzionari e con gli amministratori che hanno cercato di dar vita a delle forme associative, alcune andate bene, altre benissimo, come poi vedrete quando parleranno dell'esperienza della fusione dei comuni. Però tutte le problematiche possono essere riassunte con una considerazione. La gestione associata presuppone che i referenti dei comuni si preoccupino allo stesso modo non solo degli interessi legittimi e collettivi circoscritti al perimetro del comune, ma estesi all'ambito territoriale del sistema territoriale locale, che in questo caso è il caso del sistema territoriale locale del Montefeltro. Quindi quando vediamo casi di amministratori neoeletti che approfittano di clausole molto vaghe degli statuti per fare il recesso perché magari la gestione di quel servizio non è conveniente, vediamo che in alcune realtà locali della nostra regione non è stata capita minimamente la filosofia della gestione associata, che è fondamentale per poter garantire i livelli essenziali dei servizi ai cittadini.
Qui vedete che i termini entro cui associarsi sono molto brevi, gli ultimi termini utili scadono a dicembre e abbiamo visto che le prefetture hanno diffidato gli enti inadempienti ed è previsto il commissariamento nel caso di estrema virtuosità nella decisione associativa. E ovviamente il fatto che molti comuni siano riusciti validamente ad associarsi potrà essere il presupposto per estendere esperienze positive marchigiane ad altri comuni marchigiani, perché ovviamente le cose che sono state fatte nel resto d'Europa e nelle altre regioni probabilmente in molti casi non sono automaticamente riproducibili nel nostro territorio, che è complesso per molti motivi che sapete meglio voi. Qui ho cercato di esemplificare lo schema di procedimento di un'unione di comuni, che è un procedimento molto diverso rispetto a quello che molti segretari comunali o funzionari a volte pensano. E deve essere esteso alle società partecipate comunali, che con la loro aggregazione possono rappresentare un'opportunità per garantire a queste società uno sviluppo anche al di fuori dei confini dell'ambito, come è accaduto in altre regioni, e quindi garantire opportunità lavorative. Noi abbiamo nelle Marche molte società partecipate e con quote totalmente in capo a enti del territorio, potranno magari essere finanziate in qualche modo con l'aggregazione o con il supporto delle banche, e questa è una grossa opportunità che questo territorio potrebbe avere nei prossimi anni, a condizione che le aggregazioni comunali siano fatte in dimensioni significative. Quindi non sto a entrare nei dettagli, e qui c'è il procedimento estremamente complesso della fusione dei comuni, che non starò a elencare per non essere ancora più noioso, ma mi limiterò a dire che le fusioni sono oggetto di incentivazione. La legislazione nazionale e regionale non prevede la fusione obbligatoria per il momento, è stata nel passato adottata una legge nazionale, ve la ricordo, che l'articolo 16 del decreto legge 138 del 2011, che prevedeva un'unione obbligatoria fra piccoli comuni, che assumeva tutti i provvedimenti dei singoli comuni, anche il bilancio dei comuni era approvato solo dall'Unione, e quindi era qualcosa di molto simile a una fusione imposta, e sulla base di quella consapevolezza alcuni comuni hanno pensato bene di proporre la fusione di propria iniziativa, hanno beneficiato di incentivi eccezionali per quelle che sono le capacità economiche di questo territorio, e effettivamente è stata una scelta azzeccata, perlomeno nei casi in cui ha avuto luogo poi l'effettiva fusione dei comuni. Qui vedete alcune disposizioni che agevolano tantissimo la gestione di un'unione dei comuni, che in passato si presentava estremamente farraginosa. Non sto a vedere le singole disposizioni sui segretari, sulla possibilità di approvare le modifiche statutarie senza passare per l'approvazione dei singoli comuni, eccetera, eccetera. Però voi troverete le slide anche nel nostro sito internet, se siete interessati potrete anche accedere ai collegamenti ipertestuali che vi faranno vedere in questo caso le differenze tra le unioni, le convenzioni e le fusioni. Queste ultime sono più incentivate, come vi ho detto, mentre le unioni sono stabili e strutturate, quindi quando viene fatto un progetto per l'unione deve esserci un approfondimento della fattibilità che deve estendersi anche al programma delle funzioni da associare e ai livelli finanziari che possono essere in qualche modo coinvolti. Qui vedete l'elenco delle funzioni fondamentali che i piccoli comuni devono associare. In questo territorio tutti i comuni, tranne uno credo, sono obbligati perché hanno meno di 3.000 abitanti. Nelle zone montane i comuni obbligati sono quelli con meno di 3.000 abitanti, e nel resto del territorio sono quelli con meno di 5.000, però in realtà tutti i comuni sono obbligati, perché come vediamo esistono delle funzioni come quelle sociali dove l'obbligo associativo è affermato a prescindere dal numero degli abitanti, così come
per quanto riguarda l'obbligo associativo relativo ai procedimenti contrattuali. E poi anche diciamo, le recenti norme in materia di contenimento della spesa e patto di stabilità impongono ai comuni più grandi di costituire le unioni dei comuni al fine di beneficiare dell'esenzione dal patto di stabilità che hanno le unioni e poi anche il subentro in funzioni provinciali, le opportunità dell'Unione Europea. Io vi dico soltanto che è in programma una riunione con il Comune di Pesaro che ha intenzione di avviare il percorso per costituire una grande unione fra comuni, quindi i comuni di questo territorio virtuosi nel senso che contengono i costi ma estremamente poveri di risorse per avviare investimenti devono assolutamente realizzare i presupposti per aderire alle unioni. Qui vedete il limite demografico minimo di cui abbiamo parlato, la dimensione territoriale omogenea ottimale che corrisponde agli ambiti sociali, non è obbligatorio associarsi in dimensioni corrispondenti all'ambito sociale del Montefeltro. Si chiede ai comuni di costituire convenzioni e unioni che superino la soglia demografica minima che in questo territorio, essendo zona montana, va in deroga al limite che abbiamo detto prima di 5.000 abitanti e qui la soglia demografica minima è di 3.000 abitanti, ovviamente vale per le funzioni di prossimità perché se venisse esportata per tutte le funzioni noi avremmo nei piccoli comuni che il disagio, assenza di risorse sommata ad altra assenza di risorse nei comuni vicini non darebbe una realtà virtuosa ma amplificherebbe il livello di disagio organizzativo che i comuni hanno. Quindi per superare questi vincoli, ci sono molti vincoli che gravano sui comuni che si associano e molto spesso i comuni non ne sono consapevoli. Per superare questi vincoli la Regione ha pensato per questo territorio di puntare su un progetto, quello della Unione Montana, previsto dalla legge regionale 35 del 2013 ed è un progetto per consentire la riduzione delle spese con gli strumenti che l'attuale legislazione consente, in passato questo non era consentito, e quindi coinvolgere i comuni nella governance e attivare delle risorse che altrimenti i comuni associati a due o tre non riuscirebbero ad incentrare assolutamente. Risorse dei programmi per le interne, i programmi per la montagna e poi sull'informatica che dovrà essere il primo tassello che le unioni montane inizieranno a gestire, dotando i comuni degli strumenti per consentire, per esempio, come accade già adesso, a un funzionario del comune di Sassoferrato di gestire l'Unione Montana dell'Esino Frassassi, che è la sede a Fabriano, se i software non sono realizzati in modo tale da consentire in remoto di lavorare presso sedi sparse nel territorio, è evidente che l'Unione Montana non ha senso. Quindi l'informatica sarà il prerequisito. Poi ovviamente occorre misurare, come noi abbiamo fatto, non solo gli effetti delle riforme regionali, e vi rinvio al nostro sito concludendo questo mio intervento. Abbiamo anche predisposto e stiamo usando alcuni indicatori, tra cui questi indicatori di efficienza delle forme associative che vedete e funzionano facendo un confronto tra la media delle forme associative e l'unione che prendiamo in esame. Per ciascun indicatore poi viene fatta una ponderazione e riusciamo a vedere se questa è un'unione che ha dei punti di forza, dei punti di fragilità oppure non ha senso, perché poi anche questo sarà un momento di confronto che non può partire da un presupposto di critica. Le critiche si fanno dopo un certo periodo dalla partenza dell'esperienza delle unioni montane. Chi critica all'inizio è probabilmente perché ha dei legittimi obiettivi alternativi rispetto a quello che ha la Regione, che è quello di sostenere i comuni nel percorso delle unioni montane e perlomeno noi funzionari
al di là del fatto che qualsiasi sia la legge della regione, noi quella abbiamo come obiettivo e cerchiamo di dare il massimo perché venga realizzata. Noi siamo convinti che la legge regionale 35 sia una legge valida in tutte le sue espressioni, al di là del fatto che siamo lì per precano risorse. Garantiscono servizi che da soli i comuni non sarebbero mai riusciti a dare. Le unioni dei comuni non portano a un risparmio della spesa. Si può, specialmente nei casi come quello delle Marche, dove lo spreco non esiste. Quindi, siccome la spesa è contenuta in modo estremo rispetto ad altre regioni, non è pensabile puntare ancora di più sul contenimento della spesa in un terreno dove ormai la spesa è ridotta all'osso. L'aggregazione dovrà essere semmai lo strumento per intercettare risorse regionali, statali e comunitarie e abbandonare le tensioni che possono esserci fra comuni e quindi presentarsi uniti e compatti come hanno fatto per esempio i comuni dell'ambito del Catria e del Nerone, che per il progetto sulle aree interne avevano capito subito che la selezione sarebbe venuta fra l'altro anche in base al livello di compattezza che i comuni sarebbero riusciti a presentare, e quindi si sono presentati uniti e compatti, anche se magari potevano esserci delle tensioni interne, però non hanno fatto l'errore suicida di abbandonarsi a rivendicazioni reciproche come magari può esserci in altre zone, anche nei momenti decisivi in cui si tratta di individuare una strategia di sviluppo per il territorio. Ecco, lì in quel caso ci sarà una strategia dello sviluppo per il territorio, ci sarà anche nelle altre unioni montane, perché noi sappiamo per certo che diciamo quasi tutte le unioni montane, se non tutte, saranno costituite, perché in molti casi abbiamo già le delibere. Verranno quindi fatti dei progetti che partiranno dall'informatica e quindi un progetto di sviluppo concreto che poi parta dai servizi pubblici locali, dalle banche del territorio, dal rendere conveniente la residenza in quei posti, perché attualmente la presenza dei servizi è quantomeno scarsa. E quindi l'indicazione che la Regione dà sulla legge regionale 35 è quella di coglierne i lati positivi. I lati positivi ci sono, ho cercato di esprimere quelli che sono, e concludo il mio intervento ricordando che comunque noi come ufficio regionale, siccome so che ci sono delle perplessità su vari aspetti, siamo sempre disponibili a continuare i contatti con gli amministratori e con i funzionari. Qui vedete un sito dove poi ci sono anche i nostri recapiti, la nostra casella di posta elettronica, per continuare questo contatto che ovviamente non può essere esaustivo in questa sede. Anzi, mi scuso se il mio intervento è stato anche troppo lungo e do la parola agli altri relatori. Grazie.